In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Una di Parallelo 42 queste, su per Artribu. arrivare all'inizio della domanda, è ad esempio come coordinare il movimento di più robot, che era uno degli obiettivi del progetto Crow. L'idea è, in questi magazzini automatici che abbiamo oggi, vediamo esempi in larga scala come Amazon, forse il più famoso, Ogni ma ci sono robot cerca cerchi di, esoni un migliori. letto cerca di massimizzare le proprie prestazioni e facendo questo però non riesce a massimizzare le prestazioni dell'intera flotta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io provo a fare il meglio per me, ma il meglio per me non è il meglio per tutti e tutti provano a fare il meglio per loro stessi. E in che cosa si traduce in pratica questo? Si traduce nel fatto che si creano degli ingorghi, si creano anche dei Doveva blocchi. essere Rappresentato matematicamente e poi controllato. Ecco, dal controllo di questo organismo formato da tutti i robot derivava poi il che controllo. meraviglia. Qui insomma verrebbero mille domande ancora da fare. Mi viene in mente che anche nei cantieri edili, no, c'è il problema di far interagire varie cose. Mi viene in mente che quindi tra un po' gli esseri umani veramente questi lavori pesanti non li potranno, cioè non li dovranno più fare in alcun modo. Ha E citato come dei begli esempi funzionano qui? prima quando parlava dei cantieri e di altre cose. C'è un'altra sfida molto molto grande che stiamo per affrontare. Come molti sapranno, i veicoli autonomi sono già una realtà, ne esistono già e sono già stati fatti degli esperimenti. Quello che pochi Lo sanno è che il lasciamo vero vivere l'essere umano, problema, sì. certamente, ma Scusi, vivere mi meglio. viene questo dubbio. No, mi L'idea è dica su sempre quale quella di. città provate che non ci verrò. No, scherzo, no, sicuramente è molto affascinante, però anche No, lì era mi sono inquietante, no? forse espresso male. È O esattamente il forse non ho contrario. capito, non lo È so. esattamente il contrario. È la macchina che si deve adattare all'essere Ah, umano. meno È male, sempre la ok. macchina che deve capire cosa sta succedendo e adeguarsi. No, no, non è mai l'essere umano. La Ok, robotica è sempre il servizio dell'operatore. certo, parliamo del Sempre. fegato, che è un organo di cui dimentichiamo. Io a volte mi dico che sono epatocentrica, è come se fosse un po' il motore, il centro del nostro corpo. Non che tutti gli organi non siano importanti, il motore tutto è importante, se togliamo un pezzo funziona bene, però il fegato è l'organo che in realtà è un po' più bistrattato. Ci ricordiamo di fare il detox quando ci mettiamo a digiuno, ci detossichiamo il sistema, detossichiamo il fegato, non vuol dire niente. Invece il motore funziona perché viene attivato. Ecco, Come si e fa? col Questo cibo? è il concetto che, per esempio, ci è familiare, quello di metterlo a riposo, cioè di dire, bene, se devo detossicare il sistema, in questo caso il fegato, perché abbiamo un'idea del fegato, magari mangiamo, non so, una bella macedonia. Falso, non funziona in questo modo. È come se dicessi spengo il motore. Per esempio, per attivare la funzione epatica, e in questo caso la cellula epatica, che come prima funzione produce bile, che è un liquido dove, diciamo, una secrezione dove raccoglie ciò che noi dobbiamo eliminare, per esempio nel cibo, cioè rispetto all'esperienza cibo che facciamo ogni giorno, l'olio extravergine d'oliva, specialmente se Perché è cuciniamo in l'amino degli ambienti, che fa alimenti. esprimere la genetica, quindi dobbiamo essere noi a indirizzare, no? Trovare il nostro percorso. Quando dico ai pazienti, se tu avessi la Google Map della tua salute, che fai? Vai nella direzione sbagliata? Ma certo che no. Allora oggi attraverso la genetica, i test che abbiamo a disposizione, possiamo capire da dove veniamo e Che questo è percorso importante abbiamo perché fatto? penso che si debba anche ricollocare il corpo e per tornare quindi avere fiducia nel nostro corpo che se aiutato ci consente sicuramente di vivere meglio e quindi diventa un alleato. Invece spesso il corpo è visto come quello che invecchia, quello che ci fa stare male, quello che sta male, da chi dipende? E Sicuramente da c'è noi. questa sfida di fare il digital human, no? Di avere un modello digitale dell'essere umano su cui fare magari alcune prove su cosa succede al digital Christian Secchi se prende questa medicina piuttosto che quest'altra medicina. E se il modello è azzeccato, si può fare una previsione sul medio, magari anche lungo termine, su qual è
la cura migliore da seguire, qual è il regime alimentare migliore da seguire, perché no? Quindi mi ha impressionato molto quanto In detto realtà la dal tuo medicina si punto di vista. evolve a modelli. Guardiamo il digiuno, è un modello di studi dove qualcuno ha detto: bene, prendo le persone longeve perché sono vissute a lungo, perché hanno mangiato in questo modo, probabilmente hanno mangiato anche poco. Ok, allora studiamo il digiuno. Studiamo il digiuno, è un modello, vediamo cosa succede nel digiuno. E grazie a quel modello, che poi abbiamo cercato di applicare, ma in realtà è un modello, insomma, poco applicabile, ma quel modello ci ha dato lo spunto, almeno chi ha riflettuto sul modello, per dire: ok, veramente è l'insulina l'ormone che va controllato. Prima di tutto, è inutile stare a pensare a altre cose, è inutile pensare al glucosio, pensiamo all'insulina. Così pure il modello del diabete tipo 1 è un modello di studio, non che tutti dobbiamo diventare diabetici, però pensare che come se tratto il diabete tipo 1 in un certo modo, il paziente, cioè, oppure il modello della celiachia, sono tutti modelli di studio che per il paziente hanno avuto un senso, ma poi se rivisti per altre persone, cioè Certo, riutilizzati per altre. fantastico. Sì, per salvaguardare poi la poesia dell'essere umano, perché immagino che il meraviglioso olio d'oliva funzioni anche e reagisca col pensiero, no? Di chi in qualche modo l'assume. Certamente, beh, diciamo che poi lasciamo al cibo. Io sono per quando racconto e parlo del cibo, sono per sicuramente alimenti che dico che siano vivi. Io parlo dell'alimento integro, non c'entra niente con integrale. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.